oggi un dolce con gli occhi a mandorla, ma senza mandorle. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Bene, ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina, sì. Nella nostra cucina reale, sì, come sì. State? Un rinnovamento strutturale che l'altro è qua alle nostre spalle, sì, sono cose belle, cose veramente cose belle dal mondo, di alto design, quindi un dolce dalle orecchie a mandorla. Un dolce buonissimo, uno dei più buoni dolci mai creati su Due Cuori Una Cappa. E ne abbiamo fatti di dolci buoni. Bene, eh? Se non l'avete visti, siete dei grandissimi bravi ragazzi. La smetti? Andatevi a guardare. Che c'è? Che c'è? Ma che capelli, che capelli hai? Che vuol dire? Dimmi e sistemami. No, va bene, no, allora, sono insistemato. Meno male. Allora, oggi la Japanese Cheesecake, la Cotton Cheesecake, una cheesecake morbida, morbida, tremula, tremula, che si scioglie in bocca. È come mangiare un pan di Spagna formato nuvola. Ombretta. Non lo sanno. Sì, sì, come dare un morso ombretta. E quindi se volete provare l'ebbrezza di dare un morso ombretta, andate a fare questa torta. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere la cotton cheese Japanese. Come si fa? 72 grammi di latte, 170 grammi di Philadelphia, 50 grammi di burro, 60 grammi di farina 00, 20 grammi di amido di mais, 6 uova di gallina, 120 grammi di zucchero, un pizzico di sale, la scorza di un limone bio e tanto tanto amore. Questi gli ingredienti per una teglia da 20 cm che avrò già foderato all'interno e avrò preparato una teglia più grande che possa contenerla. Prima di cominciare la preparazione versiamo un centimetro di acqua all'interno della teglia più grande. Ok, mettiamo questa teglia in forno a 120 gradi e cominciamo a far preriscaldare il forno. Come prima cosa separiamo gli albumi dai tuorli. Lo farei io. Versiamo in un tegame il latte, che vi ricordo essere 72 grammi, e i 170 grammi di Philadelphia. Accendiamo una fiamma bassa, uniamo anche il burro e lasciamo fondere i formaggi insieme. Una volta che gli ingredienti si sono tutti sciolti, aggiungo la farina. Ovviamente ho spento la fiamma. Adesso aggiungo anche l'amido di mais. Adesso incorporo le uova e aggiungo anche un pochettino di scorza di limone, stando attenta a non mettere il bianco che porterebbe l'amaro. Anche il dito. Il dito che porterebbe il rosso. Aggiungo a questo punto metà dello zucchero. Ok, la base al formaggio è pronta, adesso verso gli albumi in planetaria. Quando comincio a fare un po' la schiuma, aggiungo anche l'altra metà dello zucchero.
Ok, lascio andare fino a neve ferma. Ok, è pronta. Adesso a poco trasferisco gli albumi montati e li amalgamo piano piano. Alla parte con i formaggi. Incorporiamo gli albumi molto delicatamente. Questa è la cottura, sono le parti più importanti della preparazione. Ora vi spiego come mettere in forno poi la torta, eh? Quindi prendete carta e foglio, perché qui serve l'appuntino. Carta e foglio, penna e penna. Prendete carta e penna tra un po', perché qui serve prendere appunti, ragazzi. Prendiamo la teglia che avevamo precedentemente foderato e versiamo tutto l'impasto. Battetela 3 volte e adesso vi spiego come infornare. Adesso è il momento di infornare. Il forno è preriscaldato a 120 gradi con la teglia con l'acqua dentro. Inseriamo questa teglia con la torta all'interno della teglia con l'acqua e facciamo cuocere a 120 gradi per i primi 10 minuti. Quindi alziamo la temperatura a 135 gradi per altri 15 minuti. Quindi, scaduti 15 minuti, alziamo la temperatura a 165 gradi per 40 minuti. Alla fine di questa cottura la torta dovrebbe essere pronta. Fate la prova a stecchino, pronta a livello di cottura. Fate conto che l'impasto rimane sempre abbastanza umido, non liquido o compatto, umido ma lievitato. Ed ecco la nostra torta pronta. Queste crepe sono state colpa mia, perché quando ho lasciato in forno a raffreddare la torta, avrei dovuto togliere il bagnomaria e avrei dovuto lasciare la torta a secco nel forno. Invece, dando umidità, è successo questo, quindi voi non fatelo, voi togliete dal bagnomaria, l'ho dimenticato. Adesso piano piano scaravoltiamo la torta e voilà, ecco la nostra morbida cheesecake giapponese ancora calda. La lascio raffreddare del tutto e poi ne taglio una fetta. Non so se riuscite a capire la sofficità, la morbidezza, è una torta umida al tatto, è molto morbida. Molto bene. Bene, guarda che bello l'interno, tutto compatto, sì, sì, è venuta bene, dai, a parte quella stupidaggine. Ah, se volete servirla, ho visto in un video giapponese, da cui non ho capito niente tranne questo pezzo perché si capivano le immagini, che molti poi sciolgono, diluiscono un po' di marmellata di albicocche passata al setaccio in un po' d'acqua e la versano sul top della torta e la mangiano così l'indomani mattina. Quindi buon appetito, voi potete metterci la Nutella diluita all'italiana. Ciao, vi lasciamo alle foto. Se anche voi avete deciso di farle, questa è la ricetta giusta. Mi raccomando, seguite i nostri suggerimenti perché verrà veramente buona. Non cambiate gli ingredienti, unica accortezza, state attenti ai tempi di cottura. Se non siete troppo bravi a giostrare i tempi di cottura, io vi consiglio spassionatamente di aumentare, di non farle, di andare via, ecco.
No, no, no. Oh, no. Allora, mi raccomando, togliete l'umido quando dovete farle essiccare in forno, sennò vi si crepa come si è crepata la mia. Ma questo non ha per nulla modificato né il bell'aspetto interno, ma neanche esterno, né il buon sapore. Assaggiatela alla giapponese, assaggiatela all'italiana, metteteci la panna, metteteci le fragole. Fateci sapere se la provate, noi molto presto la proveremo al cioccolato. Bene, vi aspettiamo anche tutti quanti su Facebook, iscrivetevi anche là, iscrivetevi sulla pagina Facebook, iscrivetevi anche al dopo scuola. Mi raccomando, su Facebook stanno andando in questo periodo 3 video al giorno che sono sicura non vi ricorderete, quindi andate di là per scoprire tante nuove novità. Scusate la ripetizione e noi ci vediamo sempre qua per il prossimo video. Sulle vostre tavole! Ciao! Ciao ciao!